ci siamo dovuti separare, di nuovo. Spero che Jacob sia ancora vivo. Non so esattamente dove sono. È sempre la stessa storia che si ripete. Sto lottando per sopravvivere, ma sono stranamente fiduciosa. Ci sono delle rovine meravigliose intorno a me. Deve essere parte della città perduta del profeta. Ma quanto c'è di vero? La sorgente divina potrebbe essere veramente qui. Questo affresco, il profeta sta predicando a Costantinopoli. Queste rovine sono incredibili. Oh no! Deve essere qua giù, da qualche parte. Siamo riusciti a portare l'attrezzatura nella grotta principale e vogliamo entrare in una sorta di tempio. Anche se per farlo dovremo abbattere le porte antiche. Abbiamo ritrovato e catalogato centinaia di manufatti, ma due squadre di guardia sono scomparse nelle miniere. Ho interrogato personalmente i prigionieri nativi. Dicono di non sapere dove sono le guardie scomparse. Li abbiamo puniti duramente. Ma temo che presto insorgeranno. Ah!
ancora niente, pirati? No. Merlate di roccia e ghiaccio ci isolano. Dovrebbero capire che siamo vivi grazie alle interferenze del segnale, se ci va bene. Non ci contare, siamo soli. Motivo in più per trovare una via d'uscita. Compagni, è assolutamente necessario che rispondiate ai miei comunicati. Abbiamo urgente bisogno di scorte e rinforzi. C'è un'insurrezione in corso, i prigionieri ora controllano il sito di scavo e le strutture circostanti. Come rappresaglia, ho ordinato l'esecuzione di massa dei prigionieri che abbiamo catturato tra i nativi. Con un po' di fortuna, i ribelli deporranno le armi e si arrenderanno per salvare i loro compagni. Potrei usare questi cavi per aprire la porta di Rand. Non sono la prima a cercare di passare per questa porta. Ah!
Il camion è collegato alla porta. Potrebbe essere abbastanza pesante da aprirla. L'elsa dorata di una spada, incastonata di gemme. Doveva appartenere a un nobile bizantino. La lama è stata spezzata alla base. Che sia successo in battaglia? Ah.
Ora so con certezza che le comunicazioni sono state sabotate. Credo che da un tempo non riceviate i miei comunicati, ma continuerò a trasmettere perché è mio dovere. I nativi ci hanno attaccato su più fronti poco dopo che abbiamo cercato di indebolirli con le esecuzioni dei loro compagni. Ci sono molti più nativi di quanto ci aspettassimo. È chiaro che vengono dal lato opposto della montagna e per anni hanno preparato la rivolta nei minimi dettagli. Ci mancano l'acqua e l'elettricità e l'inverno sta per arrivare. Io e i pochi di noi rimasti presto ce ne andremo con il treno e porteremo con noi tutti i documenti e i manufatti che riusciremo a trasportare. Dovrebbe funzionare. Come on.
Questa deve essere la statua del profeta immortale. E questo raffigura l'esodo della sua gente dai deserti della Siria. Si stabilirono in una valle nascosta e costruirono una grande città. Kadesh. Per proteggere l'intera città e i suoi abitanti, il profeta formò un esercito di guerrieri. Ma questo cosa dovrebbe raffigurare? Non gli stanno offrendo la sorgente divina. È qualcos'altro, qualcos'altro, ma cosa? E i suoi guerrieri forgiarono per lui un atlante, affinché il profeta potesse orientarsi nella città e i suoi segreti. Una mappa della città che potrebbe indicare la via per la sorgente divina. È quasi un miracolo che questo posto esista ancora. È stupefacente, anche in questo stato. Ferma dove sei! Calma. Calma. Sai che non sto con la Trinità. Perché dovremmo crederti? Sono fuggita con uno dei vostri. Un uomo di nome Jacob. E dov'è adesso? Eravamo insieme, ma ci siamo separati nelle miniere. L'ho ucciso! No! No, 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 no! Jacob non si fiderebbe mai di una straniera. Vi prego, sai che non sono vostra nemica. Ti ho avvertita. Avresti dovuto andartene. Sofia! Ora basta! Padre!
Pensavo di averti perso. Lieto di rivederti viva. Perdona, Sofia, è molto prudente. Al suo posto avrei fatto lo stesso. Cosa hai scoperto? La Trinità sta arrivando in forze. Dobbiamo prepararci. E lei? È un'amica. Vi do la mia parola. Non fatele del male. Queste rovine. La città perduta del profeta è vicina. Vieni. Non abbiamo molto tempo. Preparate le scorte di armi. Rinforzi alle difese. Forza, ora! Arriveranno presto. E saranno più di noi. Dobbiamo proteggere anziani e bambini. Forza. Portateli nelle catacombe. Accendi i fuochi. Dobbiamo allertare la valle. Incredibile. Sofia, raduna i combattenti. Ci vediamo al villaggio in alto. Non sparire più, padre. C'è molto da fare. Se avessimo più tempo. Dopo. Per ora cercherò di rendermi utile. Vai giù alla vecchia radio e fai ripartire il generatore. Dobbiamo avvertire tutti gli insediamenti. Devono sapere quello che sta per... Questo vaso deve essere stato bellissimo una volta, ma qualcuno ci ha fatto altri buchi e l'ha riempito di terra. Devono averlo usato per far crescere le piantine. Cedere. Farò il possibile. Voi due, tenete d'occhio la valle. Andate sulle alture e mettetevi di vedetta. Appena avvistate gli elicotteri, avvertite, all'istante. Certo, sarà fatto. Se vediamo qualcosa, suoneremo i corni. Dio sia con voi. Ela. Come hai fatto a trovare questo posto? Dobbiamo tenerli lontani dalla torre dell'Acropoli. A tutti i costi. Manderemo le famiglie nelle catacombe. Ma dobbiamo riuscire a bloccare il nemico qui, su questo versante della valle. Sofia e i suoi combattenti. Salve. La guerra sta per scoppiare. Dobbiamo prepararci. Nei boschi e tra le rovine siamo noi. Jacob e il suo popolo sono davvero forti. Devo ammetterlo. La Trinità sta arrivando. Il mio aiuto potrebbe far loro comodo. E questo volante sull'affresco. Se è davvero una mappa delle rovine, devo trovarlo prima di Anna. Se non lo trovo, tutte queste morti saranno state invano. E non le voglio sulla mia coscienza.
Quando li abbiamo cacciati, i sovietici hanno lasciato tutto qui. È difficile trovare oggetti preziosi, ma qualcosa c'è. Era da molto tempo che Jacob non portava stranieri qui. Serve altra legna da ardere. Abbiamo usato quasi tutte le legna per preparare. Dovremmo farci bastare quella che abbiamo. Se vogliono punte di freccia per la battaglia, mi serve più legna. Tra l'altro, non avrete una disposizione per forgiare. Forgeremo un po' di legna. Ciao. Un altro inverno difficile per il mio popolo. Ora ci sono più morti che nascite. E con il passare del tempo, i giovani stanno diventando sempre più irrequieti. Li vedo sollevare lo sguardo al cielo le rare volte che un aereo gli passa sopra la testa. Sono tristi, pensierosi e desiderosi. So che sono ancora devoti alla causa, ma sento anche che sta per cambiare qualcosa. La fine del nostro modo di vivere sta per arrivare. Gli ultimi invasori stanno scomparendo dalla memoria. Ma con gli avanzamenti tecnologici dell'umanità, altri troveranno sicuramente la nostra valle. E noi siamo legati al destino di questo posto, nella buona e nella cattiva sorte. L'ospite di Jacob. Se vuoi renderti utile, più giù stanno riparando le torri di guardia. Senza offesa, ma non mi sembri pronta per un turno di lavoro all'incudine. Jacob dice che l'hai tirato fuori dalla prigione. È stato un lavoro di squadra. Beh, in ogni caso ti siamo grati. Non rifiutiamo mai un aiuto, se ce n'è bisogno. È solo che non siamo molto abituati a ricevere visite. L'abbiamo sicura è quasi... Sarà un problema. Quello è l'ultimo dei cilindri che ho preso dalla prigione sovietica perché è stato... Scusate, non posso aiutarvi adesso. Devo riparare il generatore. Jacob aveva predetto il loro arrivo. Dobbiamo ancora riprenderci dai sovietici. E ora questo. Se cerchi qualcosa da fare, scendi al villaggio di sotto. Ho giurato che li avrei protetti. Cosa ho fatto? Lo sapevamo, maledizione. Servirebbe proprio il tuo aiuto se hai tempo. Sono qui per aiutarvi. Cosa posso fare? Stiamo cercando di fortificare più torri possibili. Molte sono state pesantemente danneggiate dalle inondazioni dell'anno scorso. Alle riparazioni pensiamo noi, ma mi servono altre scorte di materiali. Sono sparse per la valle. Se riuscissimo a riparare queste torri, oltre a poter affrontare meglio gli invasori, potremmo anche raggiungere i livelli più alti delle torri pericolanti. Possiamo contare su di te. Vedrò cosa posso fare. Grazie. Quando avrai trovato le scorte, portaceli il prima possibile.
Durante la tempesta, un'inondazione ha abbattuto alcune torri di guardia. Quegli aggeggi che ronzano sulla valle hanno spaventato gli uccelli, ma giù, vicino all'acqua, c'è ancora qualche gabbiano. Vuoi guadagnarti la nostra fiducia? Resta e combatti con noi. Salve, diavolo. Così isolata e così bella. Territori più lontani sono ancora in fiamme. Prima dell'imbrunire tutte le nostre case saranno cenere. Il cuore della nostra città è perso, sepolto sotto una coltre di ghiaccio. Molti valorosi guerrieri del profeta sono morti per difenderci. Ma mi consola il fatto che anche gli invasori mongoli sono stati uccisi. E il profeta, nessuno l'ha più visto dalla mattina dopo la fine dell'assedio. Abbiamo bisogno della sua saggezza, ora più che mai. Non abbiamo abbastanza cibo per sfamare i sopravvissuti. Alcuni credono che il peggio sia finito, ma temo che non sia così. Che Sofia non sia stata molto accogliente. Lo capisco. Sono felice che tu abbia messo una buona parola per me. Per decenni il mio popolo ha combattuto contro gli stranieri. È un'abitudine dura da dimenticare. Vedi se hanno bisogno di aiuto per i preparativi. Un po' di duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro fiducia. Vedrò cosa posso fare. La Trinità sarà qui tra poco. Dovremmo arrangiarci. Ecco qui. Dovrebbe essere tutto quello che hai chiesto. Bene, bene. Lasciane un po' in quel contenitore, così potremo completare le riparazioni. Il resto delle scorte vanno portate giù alla torre in riva al lago.
Quando hai fatto, torna qui da me. Sì, ma chi? Stanno andando tutti al villaggio di sotto a prepararsi. Per adesso dovrai improvvisare, dammi retta. Sappiamo cosa fare. È da un po' che ci prepariamo. Sei tornato? Scusate, non posso aiutarvi adesso. Devo riparare il generale. No, non ancora. C'è del taglio. Lo scorso abbiamo dovuto usare quella lamiera per fare il legno. Fai quello che vuoi.
sulla torre in basso? No, non ancora. Thank you.
evitare che ci attacchino da... Jacob sta radunando dei combattenti in un villaggio in alto. Serviranno da escludere. I vecchi e i bambini saranno al sicuro nella catacombe della droga. Li raggiungerò appena qui, sarà tutto a posto. Dicevi che saranno armati fino ai denti. Come faremo a batterli? Non sarà una battaglia in campo aperto. Sperreranno un attacco rapido e violento. E subiremo di certo delle perdite. Tenteranno di annientarci al primo assalto. Ma la loro fretta giocherà a nostro favore. Sarà una battaglia lunga. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo sfiancarli lentamente, usando la testa. Li colpiremo ripetutamente, in punti diversi, finché cederanno. Solo a quel punto sarà davvero finita. Ora accendiamo i fuochi e avvertiamo gli altri nella valle. La nostra vittoria oggi sarà sopravvivere. Raccogliete più munizioni possibile e nascondetele nelle grotte e tra le rovine. Quando avrete finito, presentatevi al villaggio in alto. Tutto chiaro? Sì! Chiaro! Bene. Andate. Il profeta sia con voi. Ciao. Ciao. Leila. Posso fare qualcosa per te? So che sei occupata. La Trinità sarà qui a momenti. C'è ancora molto da fare. Ma voglio aiutarvi. Voglio dimostrarti che sono dalla vostra parte. Mi spiace. Non è un momento facile per noi. So che le tue intenzioni sono buone, ma non basteranno per farti sopravvivere là fuori. Jacob si fida di te. Mi basta sapere questo. Non preoccuparti per noi. È da tempo che ci stiamo preparando. Molti dei nostri furono costretti a lavorare nelle miniere. Hanno continuato a morire di strane malattie anche dopo la cacciata dei sovietici. Ciao. Thank you.
Siamo sicuri che questa resina di pino brucerà. Avresti dovuto vedere l'ultima volta. Salve. Non ti aspetto. Anche se non bruciasse, basterebbe la pezza per scappare. L'arrivo della Trinità, la sofferenza dei nativi, è tutta colpa mia. Sono stata io a portarli qui. Cielo, va sempre a finire così. Le mie azioni finiscono sempre per far soffrire qualcuno. No, smettila, Lara. Devi smetterla di pensare cose del genere. Se continui così, finirai per impazzire. La Trinità avrebbe trovato comunque questo posto prima o poi. Ma ora ho la possibilità di fermarli. Devo trovare la sorgente divina prima che lo facciano loro. Solo così potrà essere usata per il bene dell'umanità e non per causare dolore e sofferenza. Ma per farlo devo rimanere concentrata. Lo devo a chi non c'è più e a chi ho perso lungo il cammino. Non posso arrendermi. Lara, mi servirebbe il tuo aiuto. La nostra gente è sparsa per tutta la valle. Se accendessi la torre di segnalazione, tutti saprebbero che c'è un pericolo imminente. Conta su di me. Quando vedranno il fuoco, sapranno cosa fare. Specie di mappa, ma non riesco a leggere le scritte. Una moneta di ferro con un lato modellato per fare una specie di tenaglia. Poteva servire per rimuovere i chiodi? Il posto con la vista migliore. Sei la ragazza che ha portato Jacob. Avrei una cosa da chiederti. C'è qualcosa che posso fare? Jacob mi ha detto che sei un'esploratrice provetta. Sparsi per tutta la valle ci sono dei vecchi luoghi, delle tombe. Avrei notato i talismani ancestrali. Li abbiamo messi per spaventare i bambini. Non è superstizione. Quei posti sono pericolosi. Ma contengono anche reliquie del nostro passato. Non sono semplici oggetti, ma fonti di sapienza. Ora più che mai abbiamo un disperato bisogno di saggezza. 10 anni fa non avrei avuto problemi ad andarci io. Ma ora devo chiedere a te. Gli esploratori mi hanno detto che sei già entrata in una delle vecchie tombe. Ti andrebbe di condividere con noi ciò che hai appreso? Ma certo. Appartiene tutto alla vostra gente. Non disponiamo di molto, ma ho queste vecchie monete. Se l'oro ha valore per te, posso dartene un po' per ogni segreto che scopri. Thank you.
In alto, sto raccogliendo gli uomini lì. Va bene. Specie di mappa, ma non riesco a leggere le scritte. Thank you.
guaritrici. La via che conduceva a Kitesh era lunga e impervia. I viandanti arrivavano spesso malconci, malati, feriti. Aurora era una credente che aveva appreso i segreti di Ippocrate e dei grandi guaritori romani. Fu grazie a lei che così tanti pellegrini riuscirono ad arrivare a Kitesh. Ed è per merito suo che i credenti continuano a tramandare di generazione in generazione l'arte della guarigione. Credo di non averle ancora trovate tutte. I seguaci del profeta fuggirono, ma vennero attaccati in Siria. Vengono verso di voi! Raggiungimi più in fretta possibile! Dietro le barricate! Forza! Arrendetevi immediatamente! Ogni resistenza verrà stroncata con forza le donne! Occhio! Al riparo! Deponete le armi! Indietro! Restate uniti! Sono
sei la sorgente divina! Parla! Basta! Non versate altro sangue! Dove si trova? Fermo! Aspetta! C'è una mappa. L'Atlante. Vi dirà la strada. Ok. Parlami di questo Atlante. Ehi! Annientati. La Croft è con loro. Ci sono molte vittime. Uomini morti o dispersi. Ah! Avremmo dovuto ucciderla. I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei riuscirà dove tu stai fallendo. Io non fallirò. Interverrà la Trinità. E sai che significa? Mi sacrificheranno. A loro non interessa che sopravviva. Ho bisogno del potere della sorgente. E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede. È la volontà di Dio. Il nostro successo è inevitabile. Ti prego. Devi trovarla. Non mi rimane molto tempo.
Sono arrivato fino a qui. Ho sopportato così tanto. Questi ultimi ostacoli che mi hai messo davanti. I peccati che mi hai costretto a commettere devono avere un senso. Mostrami la via. Dammi la forza di continuare per lei, per te, per la Trinità. Ti prego. Oh, mostrami la via. Allora che sangue sia. Resisti. Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo. Abbiamo scelto questo cammino. Il nostro dovere non è mai stato facile. So cosa vuol dire perdere dei compagni. La Trinità non si fermerà, vero? Ne dubito. Hanno molte risorse. E l'Atlante? È un'antica mappa della città vecchia. Ma la Trinità non lo troverà alla torre. Molti di noi vivono in quelle rovine. Non sono pronti per quello che succederà. Posso aiutarli, Jacob? Lo faresti per noi? O per quello che cerchi? In questo momento non c'è differenza. Tornerò con i rinforzi. Prima controllo i feriti. Sì, cosa c'è? Non siamo messi bene, Jacob. L'attacco ci ha decimato e non abbiamo nessuno da mandare all'acropoli. Lo so. Mi occuperò dei feriti. Dobbiamo portarli in un luogo sicuro. Dopodiché riuniremo tutti quelli che sono ancora in grado di combattere. Sofia li terrà lontani finché non arriviamo. Spero davvero che tu abbia ragione. Manderò un messaggio quando siamo pronti. Devo prendere un po' d'aria. Stai qui e non chiudere gli occhi. Davvero non vuoi venire con me? Mi potrebbe servire il tuo aiuto. Abbiamo perso troppe persone. Devo portare i feriti al sicuro. Ma quando saremo pronti, ti raggiungeremo per combattere insieme. Il tuo popolo è fortunato ad averti. Come ti senti? Come un cervo sullo spiedo. Mi fa male quando respiro. L'emorragia si è fermata. Presto ti daremo dei medicinali. Come va? Ho passato momenti migliori. Fatti forza. Sopravvivrai. Grazie. Cosa troverò lassù, Jacob? Una volta era una fortezza, ma è caduta in rovina, come tutto il resto. Molti di noi vivono lassù e non hanno idea di cosa stia per accadere. Mi hanno detto che hai mostrato coraggio. Non avevamo altra scelta, no? Avresti potuto scappare, ma hai scelto di rimanere e combattere. Non è una scelta, perché noi non siamo vigliacchi. Riesci a muovere i piedi? Bene, rimani al caldo. Qualcuno ti visiterà presto. Posso aspettare. Se altri hanno più bisogno di me. Lascia che giudichiamo noi. Sembra che tu stia meglio. Sopravvivrò. Ma certo, non c'è problema. Ciao. Ho sentito che hai combattuto con noi. Ho fatto quello che potevo. Sono felice di aver aiutato. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli ti proteggerà.
Posso portarti qualcosa? Chi è? Sei tu, Anya? No. Riposati. Sarà qui tra poco. Ormai saranno alla torre dell'Acropoli. Sono passati mesi da quando le nevi della montagna hanno sepolto il cuore di Kitesh. Abbiamo inviato degli uomini alla ricerca di sopravvissuti e cibo, ma nessuno ha fatto ritorno. Si sentono dei rumori provenire dai ghiacciai, ma non credo che delle persone possano vivere sepolte lassù. Potrebbe essere il rumore del ghiaccio che si stacca, ma devo ammettere che sembrano proprio voci umane. Forse i fantasmi dei guerrieri del profeta perlustrano ancora le strade ghiacciate. Non manderemo più persone laggiù. Dobbiamo accettare il fatto che il profeta e la città non ci sono più e che adesso siamo soli. È normale. Qualcosa per anestetizzare la ferita, ma non posso salvare la gamba. La ferita è troppo profonda. Che cosa stai dicendo? Devo amputarla. Mi dispiace. No! No, non puoi! Non puoi amputarmi la gamba, no! Sono inutile se non posso combattere! Allora morirai, lo capisci o no? La gamba andrà in cancrena, ti ucciderà. È questo che vuoi. Non tagliarmi la gamba. Indipendentemente ti prego. Ti hanno sparato. Ora stai fermo. Non te lo permetterò. Preferisco morire. Non posso, lo sai. Il profeta ha un piano per tutti noi. Riposati. Posso aiutarti? L'hai già fatto. Se non fosse stato per te, la maggior parte di noi sarebbe morta. Allora ne è valsa la pena. Riposati ora. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ah, oddio, fa male! Stanno facendo tutto il possibile. Bene. Ora rilassati per un momento. Devo sentire come respiri. Ciao. Ti sei battuta come una furia. Si vede che non è la prima volta. In effetti. Prendi. Questi proiettili saranno più utili nelle tue mani. Ciao. A quanto pare ci eravamo sbagliati sul tuo conto. Siamo onorati di averti al nostro fianco a combattere. Prendi questi proiettili se pensi di seguirli. Fagli più male possibile. Come state? C'è qualcosa che posso fare? No. Stiamo solo aspettando di vedere i medici. Chi è? Non capisco chi. Aspetta. Lascia parlare me. Ciao di nuovo. Hai combattuto bene. Sono felice di aver aiutato. Salve. Ti porteremo presto un po' d'acqua da là. Vorrei tanto che vedessi il panorama dalla mia tenda, Lara. Lo scavo è bellissimo all'imbrunire, quando gli ultimi raggi di sole si spengono dopo un'intensa giornata di lavoro. Poi, a uno si accendono i fuochi e il profumo della carne arrostita si diffonde per tutto l'accampamento. Mi hanno detto che sono porcellini d'India. Ho rifiutato. Roth ne ha mangiati due. Magari la prossima volta ti porto con me. Com'è andato l'esame di storia? Erano i miei ricordi più felici, papà. Le giornate trascorse agli scavi con te. In particolare quando mi hai assegnato la mia piccola zona da scavare. Mi piaceva. Mi sentivo parte di qualcosa di importante. Ah, a proposito,
Ho superato l'esame a pieni voti. Ora sì che ci siamo. Forse seguendo queste indicazioni. Jacob, qua su è il caos. Non c'è traccia della tua gente. Sofia potrebbe averli portati nelle catacombe sotto la torre. Ma ho perso ogni contatto con lei. Va bene, la cercherò lì. Abbiamo quasi finito di evacuare i feriti qui. Ti raggiungerò presto. Spero che non sia troppo tardi.
Oddio, no. È un reliquiario. Veniva utilizzato per proteggere e contenere le reliquie dei santi. Denti, dita, testa. Questo dovrebbe conservare le reliquie del profeta. È vuoto. Lo spiazzo è libero, che facciamo? Uccideteli! Non sparate! Faremo... Mancato. La prossima volta andrà bene. Com'è la situazione? Via libera qui. La squadra 4 sta cercando l'Atlante nelle gallerie. Perdetevi e rastrellate l'area. Uccidete tutto ciò che si muove. Cercate di utilizzare i coltelli. Dobbiamo risparmiare le munizioni. Facciamo un giro. Ok, è questo il posto.
successo? Cosa sta? Un attimo, questi bastardi sono pieni di risorse. Potrebbero aver piazzato delle trappe. Non preoccuparti, farò fuori tutto ciò che si muove. Rilassati e rimani concentrato. Finché avrai fiato. Così il prossimo qui chiedo dove l'Atlante saprà che faccio sul secchio. Ok, ora basta. Se la cosa non ti piace, gira. Occhio! Attacca! Bastardi. Slegami. Li ucciderò da sola, uno a uno. Calma, Sofia. Questo è un massacro. Stiamo perdendo troppi uomini! Forse il tuo popolo si è sacrificato abbastanza. Non avevamo scelta. Ti ho giudicato male, Lara. Dimmi come posso aiutarti. Devo portare al sicuro gli altri. Ma l'entrata alle catacombe è bloccata. Farò in modo di liberarla. Andrà tutto bene. È bloccata dall'altra parte. Va tutto bene, sto bene. Aiutaci a portare gli altri al sicuro. Lara, dobbiamo trovare il modo di superare il blocco. Respira. Ti porteremo al sicuro. Presto sarà tutto finito. Questo affresco illustra il momento in cui trovarono la valle. Deve essergli sembrata un paradiso. Ecco, magari riesco a sbloccarla da qui. Le catacombe, lì saremo al sicuro.
Una specie di armeria. Dovrebbe andare. Un antico amuleto che rappresenta un cervo, intagliato nelle corna dell'animale. Poteva essere un oggetto importante o il giocattolo di un bambino. Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle catacombe. So che cerchi la sorgente divina, ma il mio popolo la proteggerà fino alla morte. Il tuo popolo sta già morendo. Non potete proteggerla per sempre. Finora ci siamo riusciti. Ma adesso sono felice di averti come alleata. Si avvicinano alla torre. C'è ancora qualcuno là. Metti in salvo gli altri. Servi a loro. Il giorno tanto temuto è arrivato. Ormai nessuno lo può negare. Gli elicotteri che abbiamo visto al tramonto rappresentano una nuova incursione nelle nostre terre. Siamo cresciuti nel mito della battaglia dei nostri genitori e ora anche la nostra sta per iniziare. Ma il sacro dovere deve essere fatto. Dobbiamo proteggere la sorgente della grazia di Dio sulla terra. Oh, ora è chiaro. Parla di qualcosa di nascosto. Problema.
direi che li abbiamo in pugno. Bel lavoro. Tra poco gli elicotteri saranno a tiro. Sono qui. Ce l'abbiamo fatta. Lara, ci sei? La Trinità si sta riversando nella torre. Siamo intrappolati nelle catacombe. Merda. Tenete duro. Sto arrivando. Avanzo, coprite. Il nostro primo inverno dopo l'invasione mongola. Probabilmente più della metà di noi non sopravvivrà. Un tempo avevamo palazzi di marmo riscaldati con sorgenti geotermiche. Avevamo la ricchezza e il lusso di un impero. Oggi facciamo fatica a trovare le pelli per tenere al caldo i nostri figli e a raccogliere abbastanza radici e bacche per sfamarci. Se vogliamo sopravvivere un altro inverno, dobbiamo adattarci. Altrimenti diventeremo nutrimento per il terreno. E gli animali si riprenderanno la valle. Tutto dipende da noi, solo da noi. Lanciamo qualche granata e la facciamo finita. No, dovrebbe esserci la clan. Hai ragione, cazzo, eccomi. Tenete la posizione. Jacob, se ne sono andati. Temo che la battaglia sia solo all'inizio.
Ora puoi parlarmi di questo posto. Direi che te lo meriti. Vieni con me. Un tempo il nostro profeta portò la sorgente divina in questa valle. I miei avi costruirono Kitesh per proteggerla dal mondo. A che scopo? Che cos'è la sorgente divina, Jacob? È un manufatto a lungo dimenticato. Crediamo contenga un frammento dell'anima di Dio. La leggenda narra che chiunque vedesse la sorgente ottenesse l'immortalità. Ma alcuni sono sempre stati attratti dal suo potere. La Trinità. Esatto. Vogliono espandere il loro potere sul mondo. Con la sorgente avrebbero soldati inarrestabili. Allora aiutami a trovarla, prima che lo facciano loro. Non è una tua responsabilità. E invece sì. Mio padre è morto per questo. Non puoi riempire il vuoto dentro di te, Lara. Puoi soltanto liberarlo. Giuro che la troverò. Con o senza di voi. Aspetta. Sofia, lasciami andare. Devo fare tutto il possibile. Hai lottato per noi. Voglio aiutarti. Tu sai dov'è l'Atlante? Alla cattedrale, negli archivi sotterranei. Ma non ti seguiremo lì. Perché? Che cosa troverò? Ci sono gli altri. Gli immortali. Uccideranno chiunque si infiltri. Mio padre crede che fermeranno la Trinità. Non posso rischiare. Lo so. Prendi. Ti aiuterà a raggiungere la cattedrale. Anche le profondità della terra offrono la loro ricchezza,
e noi abbiamo imparato a sopravvivere e sostenerci. Il petrolio trabocca dal sottosuolo. Può essere raccolto in luoghi profondi, grotte, tane, nelle tombe dei nostri antenati, e si incendia con molta facilità. In tempo di guerra l'abbiamo usato per coprire le frecce e renderle incendiarie. Ancora più in profondità, scavando nelle vene luccicanti, si può trovare il metallo. Lo usiamo per forgiare semplici attrezzi, ma un giorno ci servirà anche per riparare le armi sovietiche. Vivere in armonia con la Terra raramente significa vivere in armonia con gli altri esseri umani. Andando alla cattedrale, troverai la Trinità ovunque. Lo so, ma non ho altra scelta. Così tanta violenza e così tanta morte. Il popolo di Jacob ha sofferto molto, ma continua a combattere. Queste persone sono legate da un giuramento stretto dai loro antenati. È la loro eredità. Ma io vedo solo un popolo che vuole vivere in pace. Credo che sia arrivato il momento per loro di abbandonare il passato. Se riuscissi a trovare l'Atlante, potrebbe condurmi alla sorgente divina. Potrei portarla via da qui per mettere fine alle loro sofferenze. Potrebbero condividere il peso della verità con il mondo. Ma se tutto questo non porta a nulla, non so cosa farò. Ragazzi, non volevate imparare l'alfabeto perché dicevate che non aveva niente a che fare con la caccia, ma ecco la vostra prima lezione. Tutto è collegato e io ho sempre ragione. Ecco il primo compito per gli studenti intelligenti che mi hanno dato retta e hanno imparato a leggere. Trovate, cacciate e riportatemi la pelle di una delle piccole creature della valle. Le lepri si possono trovare ovunque, di giorno o di notte. Quelle piccole marroni nella nostra valle e quelle bianche della neve in cima alle montagne.
Gli scoiattoli stanno sugli alberi e la pioggia li fa andare nelle tane. E se volete cercare i topi, guardate nelle rovine ovunque ci sia morte. Per favore, non portatemi un topo. Oggi ho commesso un errore che minaccia di causarne altri. Ho trascorso del tempo da solo con Alia, cosa che avevo evitato finora. Mi ricorda la mia amata Sofia, che credevo di aver dimenticato da tempo, e mi si è aperto il cuore come una ferita. Mi offusca la mente anche quando non c'è. Sembra un ragazzino euforico, e quei giorni sono ormai molto lontani da me. Devo seppellire queste vecchie emozioni e stare lontano dal mio popolo per un po'. Ma i capi stavano guardando e ho dovuto consegnarlo via. Ti portano la vecchia prigione. Solo quelli che possono sapere qualcosa sulla plaga. Constantin ha qualche domanda. Gli altri sono vicino alla cattedrale. Credo che qualcuno si divertirà. Devono essere loro. Speravo che avrebbero tirato a sorte per quel lavoro. Pazienza. Da quanto sei stato assoltato? Da qualche mese. È la mia prima volta, sono. C'è passato troppo tempo dall'ultima volta. Ho perso la. Tu? Lavoro per Constantin da circa un anno. Un vecchio compagno di guerra garantito per me. Prima lavoravo per una delle famiglie di Kiev, ma ho dovuto lasciare la città. Ci sono sempre tutte queste opportunità? No, questo è un caso speciale. Goditelo. Di solito sono cose più piccole e più discrete. Peccato. Iniziava a piacere. Attaccano! Facciamo un giro. Prendo posizione! Ci siamo. Preparati. Ehi, c'è un nemico! Siamo
Ho allegato tutto quello che ho scoperto finora. Qui a comandare sono Ana e Konstantin, ma c'è qualcun altro che muove i fili. Qualcuno che ha molti soldi e sa come farli girare. Sono riuscito a stringere il cerchio, ma ancora non riesco a credere che al Vaticano ci sia qualcuno che manovra un esercito privato. Eppure, tutte le strade portano a Roma. Credimi, anche a me sembra una follia, ma la gente deve saperlo, e farò in modo che lo sappia. Potrebbe costarmi la vita, ma voglio stare dal lato giusto. Konstantin, so che forse stai leggendo questo messaggio. Puoi anche farmi sparire, ma stavolta non l'avrai vinta. E nel caso non riuscissi a dirtelo in faccia, sei solo un fanatico fuori di testa. Possono rastrellare quest'area. Noi dobbiamo tornare al campo. Lascia che finiscano loro. Roger, tutto a posto. D'accordo. Di rastrellare questo posto, voi andate avanti con gli altri. Il comando crede che l'Atlante sia sotto la terra. Che cosa, ad esempio? Se lo sapessimo, non saresti qui. Documenti, mappe o altro possono confermare questa informazione. Perché non ci limitiamo a prendere? Perché credono anche che potrebbe essere pericoloso. Vogliono quante più informazioni possibili prima di mettere a rischio delle vite. Thank you.
La decisione non dipende da me, ma metterà una buona parola per entrambi. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. Senti, alcuni di questi uomini hanno lavorato anni prima che la Trinità gli concedesse una promozione. Devi avere pazienza, non è solo una questione di rendimento. Siamo sotto attacco! Maledetta malattia. Mi sta rovinando il corpo e ora minaccia anche la mia mente. Continua ad addormentarmi. Continua a perdermi nei ricordi, nei pensieri del giorno in cui è morto Lord Croft. Di come il piano doveva cambiare, di come credetti che avevamo fallito. E prima di allora, i miei primi giorni con la Trinità. Ho imparato le storie segrete del mondo. Ho imparato che era nostro dovere salvarlo. E poi ancora più indietro nel tempo, fino alla mia infanzia. Io e Constantine. Potevamo fare affidamento solo l'uno sull'altra. Poi mi libero dai ricordi e torno al presente. Ho sempre fatto quello che doveva essere fatto. Sarà così anche questa volta. Ugh!
Mio padre è scomparso. La scorsa notte gli ho detto degli invasori e delle armi che hanno a disposizione. E al sorgere del sole era sparito. Cyril mi ha detto che sarebbe tornato, ma il giorno volge quasi al termine e nessuno l'ha ancora visto. Temo che possa aver fatto qualcosa di avventato, quell'incosciente. Abbiamo bisogno di lui. Ora più che mai.